Con mister Massimiliano Zanotti, vittoria sofferta ma importantissima per il Lodrino che continua a rimanere lì in lotta col Cellatica fino alla fine. Sì, era difficilissimo, lo sapevamo, perché è un derby, sempre un derby, l'altro anche il Lodrino è sempre sentito, importantissimo perché ci dà la possibilità con un punto in due partite di non fare i playoff del girone, quindi questi ragazzi hanno fatto qualcosa di fantastico. Era normale avere delle difficoltà durante l'anno, stiamo mettendo in apprensione Cellatica, che secondo me ci dà due giri come rosa, però essere lì a due giornate dalla fine, avere ancora la possibilità di vincere il campionato, io sono orgoglioso di questa squadra. Ecco, quest'oggi siete riusciti a sbloccare pronti via la partita con una bella azione, con quella di testa di Moreschi, e avete avuto qualche occasione nel primo tempo, mentre nel secondo tempo mi posso di vedere che siete un po' calati fisicamente. C'è stato qualche problema, c'è da dire che mancavano due giocatori molto importanti, Francesco Chinelli e Riccardo Chinelli, che ha segnato 26 gol fin qui, però alla distanza nel secondo tempo avete faticato molto. Sì, dire chi mancava è un po' riduttivo per chi ha giocato, perché poi posso dirti che mancava Fontana, mancava Igor Rettazza, che secondo me è molto importante, però quelli che hanno giocato è andato tutto. È vero, il primo tempo siamo stati un po' sciolti, ti dico, nel senso che abbiamo giocato come siamo capaci, nel secondo tempo anche il risultato, il Cellatica che vinceva e la possibilità comunque di non fare i playoff un po' ci ha portato, anche per il gioco Calvaltrompia che verticalizza molto e fraseggia poco, ad abbassarci e a portare via gli spazi, come dice Allegri, il cortomuso. Ecco, e invece dopo stiamo parlando a microfoni spenti, teniamo a fare un attimino una precisazione su certe voci che circolano. Sì, secondo me il Valtrompi è stato per il mio passato da giocatore importantissimo e porto tanta stima e rispetto per questa società, perché ho fatto 10 anni come giocatore, ho conosciuto persone meravigliose, Mario Assisi, Alberto Livella, Luciano Venturelli, e secondo me mi hanno insegnato quei valori che al giorno d'oggi magari trovi un po' meno e che cerco di portare nel mio spogliatoio ancora anche adesso, però finisce tutto qua, quindi tutte quelle voci che ogni anno deve essere a Valtrompia lasciano il tempo che trovano. Sono un tifoso del Valtrompia, ma perché ci ho fatto 10 anni e sono stati importanti per la mia crescita personale, non solo calcistica. E allora grazie mille anche a mister Zanotti, in bocca al lupo per questo finale di stagione, a lei e a tutto il Lodrino. Okay.